Buongiorno a tutti da Emery Denard e bentornati a Focus Certificate, il programma di approfondimento di Classe MBC dedicato esclusivamente al mondo dei certificati. Qui con me ho Paolo Dal Negro di Unicredit, che saluto. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te Enrico e buongiorno ai telespettatori. Allora Paolo, come al solito il nostro format vuole dare un'occhiatina un po' ai volumi. Quest'oggi non abbiamo i grafici, però penso che tu potrai ottemperare a questa mancanza dandoci un po' qualche numero sul mondo dei derivati nella fattispecie dei certificati. Come sta andando? Sì, mercato Sedex, comunque volumi direi discretamente sostenuti, siamo all'incirca sui 40 milioni di euro scambiati giornalmente. Quindi solitamente volumi... la media si aggira intorno ai 30. Ma la... i volumi variano, dipende dai periodi dell'anno, tra i 30 e i 50, abbiamo avuto delle punte soprattutto inizio 2011 anche a 60-70 milioni di euro. Stiamo parlando a settimana? Assolutamente, a settimana. No, stiamo parlando al giorno. Ah, scusami. Scusami. Quindi stiamo parlando di, facendo una media di 50 milioni di euro al giorno, stiamo parlando di 250 milioni a settimana e di 1 miliardo al mese. Quindi comunque il mercato Sedex è un mercato che scambia 12-13 miliardi l'anno su questa tipologia di prodotti. Ah. Quindi un mercato, l'abbiamo seguito negli ultimi anni, ne abbiamo seguito la crescita, ne abbiamo visto... diciamo le crisi nei momenti di crisi, quindi ma 2008. Non è neanche detto, perché comunque sia, io mi ricordo che in alcuni momenti di crisi c'è stato un boom, ad esempio degli equity protection. Assolutamente. Mi ricordo che ti davano quel floor oltre il quale il tuo assolutamente capitale assolutamente sì, è chiaro che comunque soffre quando soffrono gli altri mercati, nel senso che quando gli investitori si astengono un po' perché giudicano le condizioni di mercato non adatte, si astengono dall'investire, logicamente anche il mercato Sedex ne va a risentire. Però, come dicevi giustamente tu, anche favorito dalla tipologia di prodotti che ci sono al suo interno, che possono essere usati veramente per affrontare quasi tutte le situazioni di mercato, rialzisti, ribassisti e laterali, è una cosa vera quella che dici, nel senso che comunque i volumi noi vediamo sempre un piccolo trend e comunque volumi molto sostenuti, come ad esempio questa settimana. Vabbè, dunque, media giornaliera intorno ai 40 milioni. Intorno ai 40 milioni di euro. Io ho visto uno spostamento di volumi su materie prime, su sottostanti materie prime. Allora, io ho visto, tutti gli operatori hanno visto che sulle materie prime, specie quelle più grosse, più conosciute, ci sono stati una serie di movimenti importanti. Sì. Io prendo a riferimento l'oro, che ha avuto un calo notevole dai massimi storici posti sui 1900 dollari l'oncia. Poi abbiamo visto questa settimana, poi soprattutto per le vicissitudini, i rumors che sono intercorsi sul mercato, specie sull'ipotesi di una chiusura dello stretto di Hormuz da parte degli iraniani, che poi è stata smentita, però questo ha fatto sì che il prezzo del petrolio è stato altalenante, siamo passati dai 99 dollari, siamo scesi fino ai 96,5 per poi risalire sui 99, e dunque molta volatilità su questi mercati. Tu mi hai detto che questi prodotti sulle materie prime, però che tipo di prodotto sulle materie prime? Allora, soprattutto prodotti lineari, quindi benchmark certificates. Perché? Perché mi danno accesso, con una singola negoziazione sul mercato italiano, mi danno accesso alla materia prima. Io ne ho segnati tre in particolare, e in parte mi conforti anche tu, perché io ho visto dei volumi, un incremento dei volumi su un benchmark che quota su un basket di 19 materie prime, sia energetiche che agricole. L'indice è il Dow Jones UBS Commodity. Ce l'abbiamo qua sul sito? Assolutamente, se vai nella sezione benchmark dei prezzi. Allora, prodotti e quotazioni. Beh, magari ricorda anche il sito. www.investimenti.unicredit.it. Allora, abbiamo detto prodotti e quotazioni, benchmark certificates. Sì, poi? Una delle prime, forse la prima categoria. Materie prime. E dovresti trovarti adesso il primo, dovrebbe essere Dow Jones UBS Commodity. Questo è un indice calcolato dalla Dow Jones che quota su un basket di 19 materie prime. Quindi non, tra virgolette, non metto tutto su una materia prima, come può essere in seconda posizione abbiamo il petrolio e in terza l'oro, quindi la tua analisi è stata sostanzialmente corretta, nel senso io la vedo riflessa sui volumi. Ma posso
diversificare il rischio andando appunto su 19 materie prime, sia energetiche che agricole. Quindi se io ad esempio ho una chiara visione, un'analisi sul petrolio, posso andare a investire con un benchmark che quota sull'oro nero, sul petrolio. Mentre se non ho questa, diciamo, visione, ma comunque ho una visione che le materie prime faranno bene, tra virgolette, nei prossimi mesi, io posso posizionarmi su un basket di materie prime, appunto, e quindi ripartirne ulteriormente il rischio. Noi i certificati benchmark li abbiamo sempre presentati qui in ottica di diversificazione di portafoglio. Quando io dico prodotti lineari che mi veicolano, mi danno la possibilità di accedere a determinate materie prime, è proprio questo concetto che voglio ribadire. Cioè, io ho un prodotto lineare che replica linearmente la performance del sottostante, quindi della materia prima sottostante. Non, in sé il prodotto non ha, tra virgolette, niente di speciale, c'è semplicemente una call con strike pari a zero all'interno, non ha componenti opzionali. Noi iniziamo con le cose piuttosto difficili. No, questo è proprio il certificato più semplice che ci sia, replica la performance del sottostante, però l'interesse è proprio il sottostante. Voglio accedere, appunto, come detto, al petrolio, anche all'oro, con rischio di cambio o senza rischio di cambio, ma un basket di materie prime, ad esempio solo energetiche o ad esempio solo agricole, ma ad esempio anche, io vedo anche l'industrial metal, ai grani, ai soft, metalli industriali, agli indici settoriali. Quindi io accedo, ripeto, con una singola negoziazione sul mercato italiano, accedo ad asset che mi permettono di diversificare il mio portafoglio, anche se è un portafoglio, tra virgolette, di piccole dimensioni, perché i certificati sono a taglio retail, quindi sostanzialmente hanno dei tagli molto bassi e quindi permettono anche di diversificare gli investimenti di un importo veramente esiguo, 100, 200, 500, 1000 euro, e quindi di diversificare anche piccoli portafogli. Ripartire il rischio su varie materie prime. Detto questo, oro, petrolio. Il l'indice Dow Jones UBS Commodity, mm-hmm, il petrolio e l'oro, ho visto l'incremento dei volumi. Quanto? Probabilmente proprio per il fatto che mi hai parlato poco fa, e quindi grossi movimenti attirano logicamente. Di quanto lo sappiamo? Volumi. Ma diciamo che comunque sono certificati a medio termine, mm-hmm, e quindi quelli che si li tengono in portafoglio. Bravo, io questo volevo sapere. Quelli che si comprano adesso, perché magari sono stati emessi, non lo so. Sono open end questi, come hai detto bene tu, quindi non hanno una data di scadenza. Questi sono stati emessi in media, quanto nel 2008. Vengono tenuti dagli investitori? Allora, la media è tra i 6 mesi e l'anno e mezzo. È chiaro che però, se io vado ad esempio ad acquistare un benchmark sul petrolio, il petrolio mi fa una performance molto interessante nel giro di un mese, io posso, tramite le quotazioni del market maker, rivenderlo sul mercato. Lo spread, sono contento, tra della mia denaro lettera. Allora, essendo prodotti, ripeto, senza opzioni accessorie, senza volatilità e via dicendo, hanno degli spread molto esigui, anche veramente si tratta di centesimi. Io e qua quindi vedo, ad esempio, prendiamo quello, facciamo un esempio empirico, Dow Jones UBS Commodity adesso è in denaro a 20,89, in lettera 21, 21,02 per la precisione. Sì, quindi insomma siamo nell'ordine tra, diciamo, tra lo 0,5 e l'1,5%. Ci sono commissioni per questi certificati? Ci sono commissioni di negoziazione che vengono pagate all'intermediario e non a noi. Su alcuni basket molto complicati c'è una commissione di gestione pro rata temporis, si dice, cioè effettivamente quanto rimango io nell'investimento, ma sono ad esempio molto inferiori ai classici ETF, uh-huh, e si aggirano dallo 0,15, 0,20, 0,25 annui. Sul valore nominale del su quanto? 0,15? No, il prezzo del certificato. Va bene, detto questo, allora siamo in chiusura della prima parte, restate con noi perché dopo avremo il nostro amico Alessandro Aldrovandi, strategie di trading.it, che ci darà la sua view sui mercati. A dopo.